Fala ragazzi, oggi come vi ho detto faccio qualche gameplay diverso dal rispetto a quello di One Piece, un altro bel gameplay dedicato a Battlefront 2 e stavolta sempre Supremazia, cerchiamo stavolta di fare un bel gameplay e saremo, speriamo, o il primo ordine o la resistenza. Io spero il primo ordine, così faccio qualche gameplay sempre in armatura, perché io li adoro, e poi così posso usare il Sith Stormtrooper o vedere altre cose simpatiche. Siamo su Ajan Close, quindi vediamo, cerchiamo di vincerla, sperando che non è già cominciato e sperando di fare un bel gameplay. Oltre a questo, speriamo che dura poco. Cioè, poco si fa per dire, dipende dai giocatori. Quello là che ho fatto con i cloni e i droidi, più che altro con i droidi, è durata più di 50 minuti, anzi 50. 9, quasi un'ora ho dovuto suddividere, bellissimo. Siamo pure la resistenza, cioè siamo l'impero. Il primo ordine, anzi, specifichiamo, diciamo cose corrette. Oh, mo, oddio l'armatura, oddio, appena ora sto vedendo l'armatura attaccata male, o è la mia impressione? Non lo so, mo sto notando che l'armatura è storta. Ma è un errore, appena mo lo sto guardando. Oddio, lo sto vedendo solo ora, lo sto vedendo. Ma è un errore. Qualcuno che mi ammazzi. Ho detto che mi ammazzi, ma non che mi ammazzi ora. È un IA. Ok. No, l'IA però non mi faccio uccidere l'IA, eh? Grazie. Dicevo, speriamo che non duri troppo, perché onestamente abbiamo già fatto durare abbastanza. Madonna, quanta già. Oddio, quello che cos'è? Una torretta? No, non è una torretta. Ok. Allora, fatemi vedere un attimo una cosa. Sì, ho visto una cosa strana. Ah, ok, mo è attaccato. Era. No, non è attaccato, è staccato. Ragazzi, ho qualche piccolo problema con l'armatura del primo ordine. Scusate, ma solo per sfizio mio, eh. Posso vedere? È la mia impressione o li hanno staccati i due pezzi? Qua non si vede, ma è stato staccato il pezzo davanti con quello da. Di là. Vedete, questo pezzo qua è staccato. Qua sembra che è a posto, ma quando tu lo sposti. Oddio, mo lo sto notando. Bruttissimo. Vabbè, pazienza. Andiamo. Sì. Bene, detto questo, sempre errori troviamo in questo gioco, eh? Vabbè, è un dato di fatto, con tutte le cose che stanno mettendo, ci sta qualche piccolo problema di glitch o errori tecnici. Poi magari vengono riaggiornati e rimigliorati, può succedere. È caduto. Oh mio Dio, eccolo, eccolo, è arrivato, è arrivato. Oh, guarda come scappa. No, e dai, stavo ammazzando il camminatore. Stavo ammazzando. Stavo colpendo il camminatore. Guardalo, il nostro. Eccolo là, il nostro. E c'era quell'altro, dov'è? Vabbè, però. Dai. Voglio vedere quello là della ribellione, perché l'hanno aggiornato e l'hanno fatto un po' rovinato, e vabbè. Oh, mo sono arrivato. E dai, un'altra volta lei? Non può essere. Un'altra volta mi ha colpito lo stesso. Ma davvero? Aia, mi sono bruciato. Questo qua che cerca di distruggere il camminatore bipede della ribellione. Eccolo là. Aia. Voglio vederlo. Vedete com'è arrugginito. Mamma mia, quanto è arrugginito. Eh sì, l'hanno settato perché giustamente. Giustamente. Non poteva, come posso dire, essere. Madonna, è stato distrutto il nostro camminatore. Oh, ma che è? Che razza di camminatore è quello? Abbattetelo. Non può essere che ancora è vivo quel coso. Oh, ma abbattetelo. Guardalo. Guardatelo. Vabbè, ma si vede quando si tratta di veicoli della vecchio impero, c'è sta, eh. C'è sta che ancora campa quel coso. E va bene.
Vabbè, pure io che attacco un camminatore, in tutto ciò, sono un genio del male. Vabbè, sì. Oh, ma abbattetelo, non può essere che ancora è vivo quel veicolo. Quel veicolo non può essere ancora vivo, distruggetelo. Comunque. Oh, chi è che mi ha attaccato? A distanza oltretutto, è pure male. Ancora è vivo, ma dai. Ma è lo stesso o è un altro? Perché la cosa mi sta facendo impazzire. No, scappa, scappa, scappa. Ah, quello è pure un IA, che vuoi? Intanto la stiamo perdendo, eh. Bella, l'ho distrutto. Un altro. Ah, quindi vedi che ne erano due. E quello poi è un cecchino, mi ha ucciso. Però sono contento di aver fatto quello che dovevo fare. Se lo meritava. Se lo meritava la morte quel veicolo brutto, antipatico. E ha resistito, ha pure resistito oltretutto. Posso mettere pure in prima persona, ma non mi piace la prima persona. A parte che l'arma è figa però, c'è da dire che è bella. Fatemi vedere sotto il sole. Non male. Bene, andiamo. Sono un cecchino, però io uso la pistola perché sono bravo. Sono bravo e... No, 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 no,
dico, ma visto al volo. Quando l'ho visto ho detto nope. Mamma mia, che brutto. No, stiamo avendo una difficoltà esagerata. Perché stiamo sparando qui? No, comunque siamo messi male. Eccolo! Vabbè, ma come facciamo a combattere contro un AT-ST, dai? Siamo messi male, intanto cerco di livellarlo a sto punto. Sì, conquistiamo la base. Ah, ecco, non l'avevo visto. Avevo visto solo lo scudo, ma non l'avevo visto. Sì, avevo visto lo scudo, ma non l'ho visto il giocatore. Cioè, fantastico. Vabbè, ormai è 99%. È inutile che uso il soldato. Dai, fai qualcosa tu. Dopo uso qualche soldato speciale, Elite. Intanto è arrivato... Guardate come scappa quella TST adesso. Adesso scappi, disgraziato, infame. Pezzo di disgraziato. Si sente forte soltanto perché usa un veicolo dell'impero. Non mi sorprende. Oh, e resiste ancora, resiste ancora. Oh, cioè, il veicolo del nostro AT-ST è inutile a confronto, cioè viene danneggiato come non ci fosse un domani rispetto alla versione, oddio, eccolo. No, ma dai, perché attacchi a me, disgraziato? Attacca la AT-ST. Ha vinto il veicolo della AT-ST? Non ci credo. Avete visto? Ha distrutto il nostro AT-ST, dai. Qualcosa inguardabile è stato però, ve lo dico. Faremo solo una run comunque, se tutto va bene faccio solo una run. Però non c'è animazione né ingresso del veicolo, niente, non c'è niente. Entriamo subito come... Oddio, ho visto una cosa brutta un minuto fa. Sì. Oddio, sono pixelatissimo! Avete visto? Guardate la mia armatura. Ecco, mo si sta settando. Ok, andiamo.
Mamma mia. Ci sono problemi? Ho visto un veicolo morto qui, un soldato morto. Oddio, non l'avevo vista! Non l'avevo vista. Eppure cecchino oltretutto. Avevo poi poco. Ecco, mo il cecchino qua è perfetto. Uno direbbe perché? Semplice. Eh no, però. Mettimi normale, per favore. Mi servono le sciacquole. Mi servono le sciacquole. Ah, no, che cannonata, che catlinata proprio, non so se esiste come parola, ma mi ha macellato come non ci fosse un domani. E la mia impressione è uno stava al bar. Che ci fai tu al bar? Cioè, spiegami, aspetta, dov'è il cecchino? C'era un cecchino qui che sta sparando. Cos'è? Sul serio? Non è colpa mia, che ne sapevo io. Posso chiedere l'ordinazione, veramente. What the fuck? Bellissimo. Sta cosa è stata geniale. Tra virgolette, un asterisco simpatico. Allora, tizio, questo gli manca la testa. Gli manca il casco. Va bene. Se è tutto normale, va bene. Accetto, accetto l'idea che è tutto normale e che qua arrivano brutta gente, brutta gente. Va bene, facciamo i seri, tra virgolette, usiamo il termine serio. Stiamo morendo come non ci fosse un domani, stiamo cercando di tenere testa a un'armata che ci sta trollando, ci sta massacrando come non ci fosse un domani. Oh, ma che potenza che hanno. Vabbè, con forza speciale dove vai? Ok, dobbiamo andare, sì. Ah, sto danneggiando accidentalmente i nemici, meno male. No, non l'avevo visto, l'ho ucciso. Abbiamo ucciso la palla. Che culo. No, ripiegare. Scappare proprio. Ciao ragazzi, io vi voglio bene. Andate a guarda come stanno morendo. Scappate proprio. Scappa, correte. Cioè non avete capito nulla. Madonna, sono troppo indietro. Sono troppo indietro. Sono troppo indietro. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio. Oh, ce l'ho fatta. Madonna, brutto. Quello è ancora vivo? Perfetto. Correte, correte, correte. Ce la fate? Non ce l'ha fatta. Madonna, come è morto male. Secondo me si è imbestialito, ha bestemmiato in turco, perché secondo me ha usato, madonna, ha usato i punti per gli eroi e poi è dovuto scappare. Non ce l'ha fatta. Chi è? Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. E te pareva. Uccidete quella droga di palla. Ammazzate quella palla. Non mi potete dire che non ce la fate a sconfiggerlo, vi prego. Vi sta menando, vi sta menando un droide, una palla. Dai. Madonna, quanta gente che c'è. Qua io li vedo morti da macello, però, carne da macello vi vedo, Bella kill. Ah, sei un rosso, non capivo la skin. Quindi dicevo, che cacchio di skin è? No, che cos'era? No, un'altra volta lui. Ma dai, basta. Non mi puoi uccidere in questo modo. A parte che è salito pure di livello lui, però tutto a posto. Dai, usiamo lui. Serve Burzum qua. Qua serve Burzum. Dobbiamo fare qualcosa.
Gli altri dove stanno? Qua ci sono i cecchini, io non sono un cecchino, quindi a sto punto mi tocca avviarmi in prima linea. Ciao droide, tutto bene? Chi è che mi manda messaggi a raffica? Non è il momento. Aia, ma che è da dietro? Ragazzi, spiegatemi dove ci attaccano, perché non lo capisco. Madonna, mi sono spaventato. Ah, qua non posso più passare, ecco che hanno messo la torretta. Oh, ma i nemici stanno là? Dove cacchio stanno sti nemici? No, vabbè. No, 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 no. No, 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 no. Ma che è sti messaggi a raffica? Raga, oh, avete sto brutto vizio di mandarmi i messaggi in maniera meno opportuna. Oh, non riesco a ucciderlo. Mi hanno mandato i messaggi su un momento meno opportuno. No, quando fanno così non li sopporto. Non per qualcosa, ma chi è che mi mandava a rifare? Eh no, entro le 13 io pranzo, Franci. Ah, ci sentiamo più tardi a sto punto, verso le 2:30, dai, a sto punto. Ok. È una mia amica che manda messaggi a raffica. A volte ho persone, amici o amiche, più che altro amiche, che iniziano a scrivere a raffica. Cioè, ciao, come stai? Tutto bene? Io sto alla grande. State buoni. Non, ti chiami Francesca, ti chiami Antonio, ti chiami Gian Robè, qualsiasi maledetto nome. Ma non ti chiami telegrafo, credo, no? Per favore. Oddio, quanta brutta gente là c'è. Ah, sei tu che sparavi. Allora dove stanno gli altri? Sei tu a sparare, allora ho sbagliato zona. Ah, ecco. No! No, ma dai! Mi sono spostato dall'altra parte perché... Non è facile, oggi ci stanno massacrando, eh? Madonna, pure Ray c'è. Stariano Ray. No, dimmi che l'ho fregata, dimmi che l'ho fregata, dai. Ray è scappata, dov'è? Era in una situazione critica di vita, maledizione. Ah, eccola, avete visto dov'è? Non la vedo più. Sto arrivando. Dai che stiamo resistendo. Abbiamo una grande difficoltà, però stiamo resistendo. Dai, siamo messi tra virgolette bene, anche se tra virgolette è un parolone. No. Bellissima. Ah! No, che stupido che sono stato. Dai che manca poco che sale pure di livello anche lui, così livello, giusto per. Ho sparato a caso, scusatemi.
Bellissimo che quando sparo. Ok. Oh mio Dio! Madonna che ci siamo salvati. Cioè. Bella, dai. Continuo ancora la seconda parte. Quindi qui stacco e continuiamo per la seconda parte. Qui del 38 al prossimo video.